Ciao ragazzi, oggi parliamo di terminali sportivi di scarico e guarda un po', ne ho proprio uno qui in braccio. Questo chiaramente è la parte finale della linea di scarico dell'auto, ovvero solo quella che si vede dall'esterno con i due terminalini. Perché interveniamo sul terminale di scarico, quindi sostituendo quello originale con uno sportivo? Perché quello sportivo, per come è creato, per i materiali di cui è composto al suo interno, all'interno del barilotto, di questa parte qui, praticamente ci consente di avere due risultati. Uno è un sound più sportivo, che sembra una cosa magari che a qualcuno può interessare meno, a qualcuno di più, però vi assicuro che un terminale di qualità permette un sound molto più cupo, più aggressivo, più insomma accattivante sportivo. In secondo luogo, e probabilmente la cosa più importante, più evidente, è un discorso di prestazione. Ovvero, proprio perché è composto in un determinato modo rispetto a quello di serie, consente il terminale sportivo di far fuoriuscire i gas combusti, quindi quelli già utilizzati, in maniera molto più veloce e libera rispetto a un terminale di serie. Il principio è questo: prima riusciamo a far uscire quelli combusti e prima riusciamo a far entrare quelli puliti. E questo ci comporta un miglioramento delle prestazioni, un'efficienza maggiore. Naturalmente ci sono tanti altri componenti della linea di scarico su cui si può lavorare. Il più famoso è questo, è il terminale, però li analizzeremo tutti nei prossimi video. Quindi mi raccomando, continuate a seguire il reparto corse e vi aspettiamo. Ciao ciao, a presto!